Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Faccio una breve cronostoria. Tutto è nato, diciamo così, durante un'assemblea pubblica tenuta qui all'Osteria del Gatto, dove noi, in base a una serie di voci che giravano a livello di bar, diciamo così, siamo venuti a conoscenza che c'era questo progetto in piedi. Giustamente era l'occasione buona per parlare un attimo con il sindaco e abbiamo chiesto se effettivamente questo progetto era in piedi, e il sindaco giustamente ci ha brevemente illustrato, perché comunque nemmeno noi eravamo preparati in materia, ci ha brevemente illustrato che il progetto era in piedi e era in via di sviluppo. Dopodiché, giustamente, come comitato di frazione ci siamo attivati per recuperare il materiale del progetto e valutarlo insieme. Valutando insieme il progetto, diciamo così, sono emersi dei dubbi, delle perplessità, e quindi soprattutto i dubbi e le perplessità dovuti al fatto che questo qui è un progetto da documentazione che è partito a fine 2011 e ci troviamo ad oggi che praticamente il 30 di luglio, quindi lunedì, il progetto va in conferenza dei servizi. Allora, che significa? Che questo progetto va in approvazione, quindi per un iter poi che porterà, diciamo così, alla potenziale costruzione dell'impianto. È logico che, essendo passati 8 mesi e non avendo avuto un'informativa su tale progetto, come comitato di frazione ci sembrava opportuno informare la popolazione, quindi mettere al corrente del tutto, anche se riteniamo che i tempi purtroppo sono stati ristretti, e sia da un punto di vista di sviluppo, quindi di analisi del progetto stesso, anche se già dall'analisi stessa abbiamo valutato che ci sono alcune anomalie che poi ne andremo a parlare e valutare un pochino insieme. E soprattutto quello che a noi non è andato bene, diciamo così, come gestione, sono stati i tempi e l'informazione. Cioè, riteniamo che questo è un progetto di vitale importanza per la comunità. Qui, non, dietro a queste cose qui non c'è tanto da scherzare, cioè l'informazione deve essere alla base. Poi giustamente la popolazione può decidere in un senso o nell'altro, questo non è questo il problema. Però giustamente, penso, il compito principale dell'amministrazione era quello di, o in consiglio comunale o in assemblee pubbliche, di portare all'attenzione della comunità un po' tutta la situazione. Noi, come ripeto, l'abbiamo fatto in tempi brevissimi, però ritenevamo che prima che questo progetto andasse in conferenza di servizi, quindi in approvazione a parte regione, provincia e tutti gli enti, diciamo così, che poi intervengono, si fosse resa partecipe la popolazione e quindi giustamente far esprimere un parere un po' anche a tutta la gente. Io passo la parola a Mauro, poi dopo chiunque vuole fare le domande, basta, perché sennò diventa un casino, quindi basta che uno alza la mano e pone la domanda, diciamo così, poi agli interessati. Allora, grazie dell'invito, per noi è un'occasione essere qui oggi per dare le giuste spiegazioni. È vero che mi hanno chiamato e mi hanno detto in comune, scendi che ti stanno aspettando, ma più che, diciamo, un'assemblea pubblica, ho visto quasi all'inizio un plotone di esecuzione, da come mi hanno avvisato. Però la nostra è una volontà, appunto, di comunicare, di spiegare, di nulla nascondere e soprattutto di rispondere alle domande, perché non andremo ad esporre il progetto, perché il progetto non è un progetto dell'amministrazione. È un progetto di una ditta privata che magari, se ci sarà volontà, ci sarà voglia, ci sarà quant'altro, potrà essere invitata la ditta a spiegare lei che tipo di progetto voglia fare. Mettiamo subito gli animi tranquilli.
Quindi se la necessità è questa di avere tempo e calma per capire, noi questo tempo, questa calma la daremo tutta. Quindi se l'ansia è quella della conferenza dei servizi, possiamo spostarla a data da destinarsi per prenderci i tempi che servono per capire. Quindi non abbiamo né fretta né ansie di approvazione né desiderio di nascondere. Quindi su questo invito proprio alla calma, alla riflessione. Non è un progetto che vogliamo approvare, non è un progetto che abbiamo approvato, nascosto e quant'altro. Già nella premessa, a volte, no, anche nel dire in un certo modo, si intravede, sicuramente Alessandro porta e riporta quello che è un sentimento popolare. Allora, non il progetto in questione è entrato in fase di analisi soltanto pochi mesi fa, perché dalla presentazione della ditta in comune, nel senso che si è presentata dicendo abbiamo intenzione di fare questa attività, secondo voi la possiamo fare oppure no? Allora faccio una premessa. Allora, noi viviamo in un sistema istituzionale, no? Quindi ci sono delle leggi, ci sono delle regole, abbiamo un'area industriale, nell'area industriale in genere ci si insedono le industrie proprio per definizione, e le industrie, la maggior parte delle industrie, tutti quelli che fanno attività industriale, una componente di rischio inquinamento lo portano in sé. Quindi quello che vorrei un pochino invitarvi a valutare non è ragionare in assoluto se una azienda inquina o non inquina, ma quello che noi dovremmo ragionare, riflettere insieme, è quanto inquina, quanto intensamente inquina rispetto a quello che porta. Poi risponderemo, ho detto ci sarà spazio per tutto. Allora, sarò brevissimo, no? Mi è stata chiesta una premessa, poi vi darà modo, penso il Presidente, di fare le domande. Noi siamo qui appunto per rispondere alle domande, non per illustrare nulla, perché non c'è nulla da illustrare se non quello di appunto essere parte e super partes rispetto a questo progetto. Cioè io sto facendo questa premessa per dare le premesse appunto per la giusta riflessione, perché se sbagliamo i termini della riflessione, se sbagliamo le premesse, poi anche le conclusioni saranno molto difficili. Allora, l'amministrazione nella prima fase di presentazione del progetto, a parte che c'era una normativa differente, su questo magari sarà più chiaro anche l'ingegner Gola, impianti di questo tipo andavano in approvazione unica e quindi alla provincia. Hanno appunto presentato domanda alla provincia, c'è stato un iter anche lungo e complesso, appunto tale che è cambiata anche la norma, questo tipo di impianti vanno non più in approvazione unica ma vanno in una forma di approvazione detta PAS, che anche questa è di maggio, mi pare, quindi è recentissima, e quindi seguono un iter diverso, motivo per il quale è rientrato in comune questo progetto e noi abbiamo iniziato ora a valutarlo in tutti i suoi dettagli. E appunto dico, entriamo ora nella valutazione, perché c'è una fase, no, e poi su questo ho detto sarà sicuramente più esaustivo il nostro tecnico comunale, c'è una fase di approfondimento di tutto quello che è stato presentato, in primis i contratti, no, quindi, che sono adesso al vaglio, ma gli stessi contratti verranno vagliati anche dal GSE, che poi li deve certificare, quindi c'è un livello istituzionale che entra proprio nell'esame dei contratti che la ditta deve presentare per dire io per bruciare questo materiale devo dimostrare che già da adesso ho i contratti che assicurano il rifornimento di questa azienda. Questi stessi contratti verranno poi analizzati dal GSE e appunto certificati se buoni o non buoni, quindi c'è una prima fase di controllo.
ci sono ulteriori fasi di controllo, tra cui appunto quello della conferenza dei servizi, e qui appunto vi dico, se c'è un'ansia la spostiamo subito e la rimandiamo a data da destinarsi. Però no, adesso fatemi finire, no? Dico, se c'è l'ansia della data, appunto della scadenza pressante, quest'ansia la togliamo perché la mettiamo quando noi decidiamo. Quindi questo, se non vogliamo farle il tempo, però vorrei dirvi un'altra cosa, vi invito al silenzio, poi vi lascio subito la parola. Presidente, poi ti lascio la parola e avrai modo di replicare. Dicevo, l'ansia, capisco, è un'ansia anche nostra, non è soltanto nostra. Però dicevo, la conferenza dei servizi, scusate signori, ragazzi, signori, ah, se volete ascoltare, se volete fare una gazzarra, no? Dicevamo, penso c'è tanta gente che vuole ascoltare, tanta gente preoccupata, tanta gente che ha delle legittime dubbi, come diceva il Presidente, e noi cercheremo di risolvere. Dicevo, la conferenza dei servizi, c'è un tavolo a cui partecipa appunto ARPA, ASL, Regione, Provincia e compagnia cantando, è composta appunto da quei tecnici istituzionali che hanno appunto il compito di valutare il progetto nella sua bontà, perché le amministrazioni hanno l'indirizzo politico, e poi su questo magari daremo anche degli approfondimenti se ne abbiamo voglia. I tecnici comunali hanno per propria competenza una valutazione, soprattutto per la parte inerente all'urbanistica, all'ambiente, se vogliamo anche parzialmente la salute, per quanta competenza possa avere un ingegnere del comune, ma viene rimandato alla conferenza appunto dei servizi, dove partecipano gli esperti istituzionali, tra cui appunto dicevo ARPA, che è l'ente, dicevo l'ARPA è l'ente appunto preposto per in qualche modo risolverci quei dubbi che noi abbiamo, perché ho detto, tutti noi guardiamo internet, tutti noi guardiamo giornali, televisioni, e ho visto anche su Facebook, no, c'è stata un'intensa attività da parte della popolazione locale nell'approfondimento di alcuni temi, però penso, converrete con me, che certe analisi, soprattutto certe conclusioni, vanno lasciate agli enti preposti per competenza. Qui entra in gioco tutta una serie di riflessioni sulla affidabilità istituzionale o dei tecnici istituzionali, ma questo è un altro tema su cui entreremo. Dicevo, è proprio la conferenza dei servizi che andrà a valutare nel merito appunto emissioni inquinanti, bontà del progetto, acque reflue e quant'altro. Dicevo, su questa conferenza, sulla cui data, ho detto, ci possiamo dare tutti i tempi che vogliamo, io la utilizzerei in due fasi, cioè non farei in modo di fargli esprimere nella prima fase un giudizio definitivo, ma no? Quindi né di approvazione né di come si dice, non approvazione del progetto, ma esprimere tutti i pareri di approfondimento che magari anche da questa sera emergeranno, che noi stessi vogliamo approfondire. Cioè, chiediamo ai tecnici appunto preposti di analizzare emissioni, azoti, visto siamo entrati anche nelle percentuali e quant'altro, gli chiediamo proprio di risolverci questi dubbi, di sanare le nostre preoccupazioni. Le riporteremo magari in un'assemblea come questa o con vostri magari delegati, per approfondire meglio quanto i pareri di questa assemblea avrà fornito. Potremo andare insieme, ho detto, con tutti voi, se ne avrete voglia, o con una parte di voi, a visitare alcuni impianti a biomasse, ma tutti quanti per capirne di più, perché al di là, ho visto, degli approfondimenti fatti, non credo che nessuno di noi si possa prendere per competenza l'autorità di giudicare, no? Un progetto su cui magari competenza non ha. Quindi magari tutti insieme avremo anche modo di andare a
a vedere e conoscere e poi insieme decidere. Allora, chiudo sulla decisione e poi vi lascio la parola e le domande. La PAS, così come strutturata dalla nostra legge italiana, di cui gli amministratori ne sono tutori, volenti o nolenti, è una procedura appunto amministrativa, detta, no? L'acronimo è procedura amministrativa semplificata, tale per cui, diciamo, il legislatore a livello centrale ha valutato che per questo tipo di progetti, se inseriti nell'area idonea, quindi industriale che dir si voglia, se rispettano gli standard di area bla bla bla, se le emissioni sono quelle che sono, non hanno nemmeno bisogno dell'approvazione nemmeno del consiglio comunale, quindi vanno in approvazione diretta, in autocertificazione. Ho detto, questa non è una volontà, calma adesso, non è una volontà comunale, è la legislazione che noi ci troviamo. Allora, noi avremo comunque, dopo l'eventuale parere favorevole della commissione di cui sopra, un passaggio in comune per approvazione, non della parte, diciamo, progettuale che già sarà stata valutata dall'ente preposto, ma della parte urbanistica collegata all'insediamento stesso, quindi tutte le opere di urbanizzazione, convenzioni e compagnia. Quindi ci sarà comunque un passaggio in consiglio comunale. Dicevo, nell'eventualità che l'amministrazione rappresentante dei cittadini decidesse, perché noi non abbiamo né deciso di approvarlo né di non approvarlo, decidesse insieme di non approvarlo, bisognerebbe trovare una giustificazione non collegata al progetto, ma una motivazione collegata all'urbanistica, su cui noi magari andiamo a esprimere il nostro parere. Cioè, entro un po' meglio nella questione, che secondo me questa è anche dirimente, perché al di là di questo caso specifico io vorrei cogliere questa occasione per avere anche un indirizzo da parte vostra su come muoverci a livello amministrativo da qui in avanti, per decidere sugli impianti o le aziende che verranno a proporsi nella nostra area industriale, che comunque esiste e che tra l'altro nel piano regolatore approvato a giugno di quest'anno, ma che risale anche abbiamo iniziato nel 2004, quindi prima delle precedenti elezioni, questa area industriale è stata ampliata, no? Quindi su proposta tra l'altro univoca di una sia dell'amministrazione precedente che di questa, su aree diverse, ma entrambe abbiamo valutato che era necessario ampliare l'area industriale. Allora, l'ultimo passaggio per darvi ancora un altro spunto. Quindi noi abbiamo deciso di ampliare un'area industriale su una volontà popolare, penso anche condivisa. L'ampliamento dell'area industriale prevede ampliamento di possibilità di insediamento di aziende. Stiamo facendo anche un'altra operazione che è di questi giorni, è un altro elemento alla discussione. Abbiamo forzato, su indicazione e mandato popolare, di restringere l'area contigua. Non c'entra niente, c'entra. Vi spiego, cioè, tutto fa parte di un sistema. E poi andiamo alle domande. L'area contigua, area contigua del parco, parco del Monte Cucco, da tutti, diciamo, attaccato in varie forme, in vari modi, quant'altro, area contigua, penso, da tutti richiesto di restringimento per i vincoli che la stessa area contigua portava. Questa azione noi l'abbiamo portata avanti appunto su vostro e nostro mandato. Questa indicazione è stata recepita dal Consiglio regionale Umbro, che ha deliberato e dato mandato, quindi ha recepito la nostra richiesta, ha dato mandato alla Giunta regionale di restringere le aree contigue. La restrizione delle aree contigue nell'area industriale aumenterà le possibilità di insediamento di questo tipo di aziende e di aziende appunto simili, quindi riduce il livello di limiti e di vincoli che quell'area aveva. Questo è un po', penso, ho messo sul tavolo
tutti gli elementi del gioco. Allora, potremmo sì, possiamo e vogliamo rispondere alle vostre domande. Ora non so se Alessandro farà lo speaker. Prego. A chi vuole, sì, io faccio io. Chi vuole viene qua e al microfono almeno parlano tutti. Allora, io volevo fare una prima domanda, forse perché secondo me non è stato risposto bene. Noi abbiamo richiesto, cioè, prima è stata posta inizialmente la domanda, cioè, questo è un progetto che è in piedi da inizio 2012, fine 2011, inizio 2012. Io quello che dico, è un progetto ormai in uno stato molto avanzato, ok? Io dico, da gennaio ad oggi, l'amministrazione comunale non è stata in grado di organizzare un'assemblea pubblica o un consiglio comunale o portarlo in consiglio comunale come discussione. Come mai? Allora, nel pensare che questa, diciamo, no, penso la domanda del Presidente riporta sicuramente una, non è soltanto sua, quindi sintetizza una volontà popolare. Allora, dicevo, su questo... i progetti sono elettrico, i progetti non sono in stati avanzati o meno avanzati di gestazione o non gestazione, i progetti o ci sono o non ci sono. Allora, il progetto, per così come l'abbiamo visto noi, ho detto, è di qualche mese fa. L'idea progettuale è di qualche tempo fa, o più di un anno, se non due, in cui l'azienda viene in comune e si presenta e dice: ho questa cosa qui, vado avanti o mi fermo? Nella logica di quello a cui affrontavamo prima, un'azienda che dice: rispetterò i parametri della tua area industriale, ho intenzione di fare questo tipo di progetto, posso presentarlo? Allora, in linea di massima, tu gli devi rispondere sì o no sulla base di una motivazione politica, non sul fatto che mi piace, non mi piace e quant'altro. Quindi vediamo di che si tratta, intanto noi studiamo, e per studiare che tipo di progetto ci sarebbe stato poi in seguito presentato, gli abbiamo chiesto: c'è un qualcosa già di esistente simile a quello che tu ci intendi proporre? Sì, ci hanno dato la località, che è Tirano in Valtellina, ci siamo armati di Santa Pazienza, quattro amministratori sono andati a Tirano a vedere questo impianto. Hanno valutato che era un impianto, poi magari se vogliamo entreremo anche nel dettaglio, un impianto a nostro avviso interessante, e gli abbiamo detto: procedi con il progetto, poi naturalmente seguirà tutto l'iter istituzionale che il progetto di per sé comunque deve fare. Questo è il sunto. La presentazione dettagliata del progetto l'abbiamo vista anche noi non molto tempo fa, e su questo magari possiamo dare anche la nostra visione, su cui magari siamo anche disponibili a un confronto, cioè la visione di un sistema a biomasse in generale non è, adesso scateneremo alcune riflessioni, non è a nostro avviso da bocciare a priori, va vista di caso in caso, di progetto in progetto, vanno valutati i progetti, ci sono progetti di comuni a noi di Mitro. Bugia! È un inceneritore! Benissimo. Calma. Non diciamo fesserie. Non dire cazzate. Come parlare? Allora, signori, o uno alla volta con domanda, o se no la... Prego, vieni. Prima dell'elezione ti abbiamo dato un mandato, nella quale rispettavi una piega. Parlavi di ecosistemi, di società sostenibile. Oggi mi prospetti sotto il nome biomasse un inceneritore, perché è un inceneritore. Dimostrami il contrario e ti darò ragione. Bravo! Ti mandiamo a casa! Sappiamo che cosa produce e che cosa fa.
come sindaco a tutela della salute dei cittadini. Tu la stai minando, hai donato una figlia, capito? Ne sono tutti queste cose. Arrivando al discorso di prima, secondo me non è necessario chiedere il parere a delle autorità competenti. Basta andare su internet, osservare video di esperti che esplicano in maniera dettagliata l'inefficienza di queste centrali e dei danni che producono sulla salute di tutti i cittadini. Basta fare questo, non bisogna sentire né ARPA e né altri enti che possono avere propri interessi a dare pareri positivi a queste cose. Dietro le immondizie, dietro i rifiuti c'è sempre qualcosa di losco, è stato sempre dimostrato. C'è qui un rappresentante della finanza che può anche spiegarci la situazione se vuole, Allora, sindaco, prima di essere sindaco è stato pure un agente di polizia e sicuramente sa che al 90%, se non al 100%, dietro il traffico dei inceneritori, rifiuti e qualsiasi si voglia, c'è sempre la criminalità. Sempre la criminalità. E come lui faceva servizio in Toscana, ben sa i servizi che abbiamo fatto con la Mengozzi, con la Termoselect, con la Kinet, forse sicuramente le sa. No, questo è quello che volevo dire. Rispondiamo tutti insieme o lasciamo questo lì? Vanissimo, dobbiamo lasciare bene, andiamo a casa. Se volete delle risposte, rispondiamo alle domande, una per volta. Allora, rispondiamo intanto a queste qui, che se no mi dimentico, sono inizio a scrivere. Allora, calma, signori, calma e gesso, calma, calma. Allora, rispondo. Allora, dicevo, signori, allora, ripeto, ribadisco, ragazzi, allora, in un mondo democratico a domanda si risponde, noi siamo stati invitati, siamo qui per rispondere. Se, ho detto, si voleva fare una manifestazione di protesta contro l'amministrazione, cioè si può fare in tanti modi, c'è bisogno. Allora, io sono qui per rispondere, se volete fare altre cose, non è che sto qui a farmi, diciamo, inveire contro, no? Ci sono altre modalità, se vogliamo rimettere in gioco anche altri mandati, siamo qui, non ci sono limiti alle nostre, siamo disponibili, Manci, siamo disponibili a tutto, quindi non a tutto verrà dato risposta, a domanda rispondiamo. Allora, dicevo, tornando a quello che diceva Cipolloni, no? Il mandato che c'è stato dato. Questo impianto, andiamo sui numeri, no? Alcuni numeri per capire gli ordini di grandezza, no? Perché già siamo partiti un po'. È un inceneritore? Esatto, è un inceneritore. Calma. Allora, signori, calma però. Signori, Cipolloni, calma, però ho detto. Allora, al di là del. Allora, signori, siamo qui per capire, ho detto, allora togliamo qualsiasi dubbio, se da questo percorso che faremo, no? Allora, iniziamo un percorso di discussione. Non interessa il percorso, non la vogliamo, chi volete libero, Gesù Barabba. No, Gesù Barabba. Calma, signore, dai, calma. Hanno detto che bisogna rivedere la legge. Perché? Presidente. Fammi parlare. I due consiglieri regionali hanno detto che bisogna rivedere la legge, perché questa è una legge che non si può lasciare in mano ai comuni, perché non hanno le competenze per poter portare avanti queste problematiche. La regione ha detto che se le riprenderà in mano e che. Perché ho visto questi due consiglieri, hanno notato che adesso vengono tempestati di domande per fare queste
costruzioni per queste biomasse. E poi vanno a prospettare queste biomasse, vanno sui piccoli paesi dove la gente non può reagire. E questa è la realtà. Chiuso. Non vanno a prospettare altri. Basta che ci raccontate le barzellette, è ora di finirla. Perché la credibilità della politica è finita a qualsiasi livello, sia ad alto livello che a basso livello. Diamo la possibilità anche di rispondere, per favore. Allora, dicevo, alla fine di questo percorso, ho capito, Presidente, però io capisco anche i legami familiari, però diamo diciamo, la giusta disciplina all'Assemblea. Diamo disciplina all'Assemblea, Presidente, perché ho detto no, quello che ho detto all'inizio era, scherzando si dice la verità, io no, siamo stati invitati e nonostante avvisati che saremmo stati sottoposti a questo tipo di attacchi, siamo venuti proprio per cercare di esprimere la nostra visione, se questo è quello che ci è stato chiesto di fare. Se invece ci è stato chiesto di sottoporci a queste questioni, abbandoniamo il tavolo e lasciamo lo spazio a fare tutto quello che volete fare, i cori, le cose. Allora, andando avanti, dicevo, alla fine di questo percorso, del quale noi ho detto, se vogliamo, però se vogliamo essere concreti e ragioniamo, alla fine arriviamo da qualche parte. Se vogliamo appunto imporre una propria visione, la capisco. Allora, alla fine del percorso, Presidente, alla fine di un percorso, dicevo, che può essere appunto quello partecipativo, di approfondimento, perché adesso di questi professori improvvisati, c'è da approfondire tutti, me per primo, una questione che forse è più complessa di quello che tutti noi vediamo. Allora, alla fine di questo percorso siamo super disponibili a trovare le soluzioni per non approvarlo, a parte che non necessita di approvazione, ma dico un'altra cosa, vi dico un'altra cosa. Questi impianti non è che se ne vanno, no, dice, non l'hanno voluto lì, non l'hanno voluto là, non l'hanno voluto da nessuna parte. Allora, già secondo me questo impianto non si farà più, perché vi spiego semplicemente. Allora, queste aziende che si propongono e presentano i progetti hanno un'idea di investimento che viaggia tra i 10 e i 15 milioni di euro in lunga scadenza. Se vedono che ci sono comitati, controcomitati e controcose, prendono, ma non c'è bisogno di non approvarli, non c'è bisogno di fare niente, prendono e vanno via, perché nessuno oggi investe 2-3 milioni di... Quindi ho detto, su questo speriamo e vediamo. Ho detto, però se vogliamo cogliere, dicevo, un'occasione per capire in più sia di questo, ma anche di altri impianti o di altre questioni, perché di altre aziende noi stiamo ricevendo richieste, di altre aziende noi stiamo sentendo o cercando, noi contattandoli per insediarsi nella nostra area industriale, quindi sarà il caso di valutare insieme un percorso valutativo per capire che tipo, che cosa vogliamo portare sul nostro territorio, fermo restando, dicevo, che tutti gli insediamenti industriali di qualsiasi natura hanno un indice di inquinamento, tutti quanti, tutti in assoluto, tutti in assoluto. Allora, anche qui ho detto, entriamo su queste questioni, perché, e dico questa cosa poi lascio subito la parola, non è, dicevo, nel inquina o non inquina che noi dobbiamo fare il discriminante, perché sull'inquina o non inquina, tutto inquina, numeri. Allora, no, per capire, numeri, per capire, no, perché sennò non capiamo di quello che stiamo parlando. Parliamo di inceneritori, sì, è un inceneritore, anche la stufa di casa è un inceneritore. Calma, signori, calma, dobbiamo capire, ho detto, ma se ne fate dei miei concetti. Allora, mamma mia, ragazzi, i numeri sono importanti, capire, dicevo, tutto è un inceneritore, questo è un tipo di inceneritore, la stufa di casa è un inceneritore, gli inceneritori termovalorizzatori sono un'altra cosa, ci sono degli ordini,
Cipollone, tu usa meglio ordini di grandezza, no? Allora, un inceneritore termovalorizzatore quanti megawatt produce? Intorno ai... rispondi a domanda. Un termovalorizzatore di rifiuti importante, appunto. Appunto, andiamo sui 500 megawatt, intorno ai 500 megawatt, no? O anche o lui. Una stufa di casa ha quanto ingegneri, c'è un ingegnere anche accanto, è un altro, questo è un 100, appunto, 20 kilowatt, no? 20 kilowatt la stufa di casa, 20 kilowatt, la stufa di casa 20 kilowatt. Allora, dicevo, 20 kilowatt la stufa di casa, 1000 kilowatt, questo di cui stiamo parlando, 100 megawatt, quello di cui... Allora, questi sono gli ordini di grandezza. Un milione di kilowatt, un megawatt. Un milione di kilowatt, 1000 kilowatt, no? Quindi, allora, per milione di watt, 1000 kilowatt. Adesso non cominciamo a fare... appunto, grazie. Allora, dicevo, allora, queste sono le questioni, però, per capire gli ordini di grandezza, sennò se parliamo... di questo impianto, come diceva prima Talamelli, come un termovalorizzatore, sbagliamo, non è la stessa cosa, non stiamo parlando della stessa cosa, capite che non stiamo dicendo la stessa cosa? È come dicevo, confrontare la stufa con questo, no? sbagliamo i punti di riferimento, quindi capiamo di cosa parliamo, però se noi pensiamo che questo affare qui è un termovalorizzatore, sbagliamo, stiamo sbagliando. Allora, se vogliamo capire, io vi invito, facciamo un percorso per capire. Se non ci interessa capire e facciamo come, diciamo, a prescindere, a me sta cosa non mi sta bene, insieme decidiamo che non ci sta bene. Allora, ma più di così, che se deve fare? Si trovano facilmente sempre su internet informazioni che ci dicono che le centrali a biomasse fino a un megawatt, guarda caso fino a un megawatt come questa che stanno cercando di fare qui da noi, non hanno limiti riguardo alle emissioni organiche e non sono soggette a regolamentazione per l'intercettazione ed abbattimento della diossina. Quindi centrali fino al limite di un megawatt le costruiscono proprio perché non hanno questi limiti e non sono intercettate le emissioni di diossina, quindi possono dare le emissioni teoricamente che vogliono su appunto emissioni organiche. Infatti una centrale che ha un inceneritore di rifiuti, se ben fatta, produce addirittura meno diossina di una centrale a biomasse, proprio perché oltre un megawatt sono più controllate ed hanno dei sistemi di abbattimento della diossina. Questa era un'informazione che, se non era conosciuta, adesso la conosciamo tutti. Quindi questa centrale non avrà delle regolamentazioni e dei controlli sulle emissioni di diossina. Questo è bene che lo sappiano tutti. Le centrali a biomasse producono diossina, lo sa, ingegnere? Certamente, ma questo non lo sa lei. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Bisogna informarsi su certe cose. Anche la gatta. Adesso questo non lo sa. Lei questo non lo sapeva. Beh, è logico che bisogna informarsi. Assolutamente non ha nessun senso. Sono provvedimenti che fa la Regione dell'Umbria su certi limiti per i procedimenti, quindi da questo punto di vista assolutamente non c'è nessun aggiramento della norma. Ci sono le potenze in fascia e lì fino a 50 kW c'è una procedura, da 50 a 200 c'è un'altra, fino a 1000 ce n'è un'altra ancora. Quindi non vedo. Allora, calma. Allora, facciamo una cosa più diciamo interessante, sennò... Allora, Ale. Sì. Sì, allora. Sì. Signori. Allora, dicevo, ci sono due... Calma, signore. Allora,
per procedere, perché sennò allora stiamo andando un po' alla deriva, andiamo su cose decisionali che possono appunto dare qualche spunto, no? Allora, è sul piatto, quindi non c'è nessuna amministrazione che vuole forzare nessuna approvazione. Quindi siamo in una fase decisionale, un'assemblea abbastanza rappresentativa della nostra comunità, in parte, di parte, presumo, di una certa parte, diciamo su questo tema, in questo tema presumo che ci sia, ragazzi, ci sia venuta la gente più sensibile su questa... Assolutamente sì. No, dicevo, siccome c'è una parte rappresentativa della popolazione, benché il campione non è rappresentativo di tutta la popolazione, perché ovviamente è quello più sensibile al tema, era questa la questione. Appunto, ma senza raccogliere le firme, fa una cosa più veloce, diciamo, questa sera, no? Detto, questo campione gli diamo mandato di decidere se farlo o non farlo. Noi vogliamo che si sospendi la realizzazione della cosa democratica, questa. No, vogliamo che tu sospendi la realizzazione di questo progetto. Se te calmi e te metti a sedere ne parliamo. Ho detto, siamo qui. L'ho appena detto! Ti sei arrabbiato di una cosa che ho appena detto? Non sono arrabbiato! Questa è una cosa importante! Qui ci vado dentro la salute! La salute della gente! E non si può scherzare sulla salute della gente! Non mi pare che stiamo scherzando! Non mi pare... No, tu stai scherzando col fuoco! È chiuso lì, ma 8.000 persone ieri! Appunto! Cipollone! Ho detto! Tu devi promettere di sospendere subito! Ragazzi, calma. Non vogliamo né oggi né mai. Né mai. Signore. Quali vantaggi ha il comune ad approvare un progetto simile? Che vantaggi avranno i cittadini di Fossato di Vico? Quali sono? Allora, vedo, se mi fate rispondere, io rispondo, ce ne ho già 7 domande. Allora, rispondo, quale parte, dall'ultima, da questa o l'altra? Finisco l'altra, poi vi lascio l'altra. Allora, ragazzi, datemi modo di rispondere, però, ragazzi, se mi fate 7 domande non rispondo a voi. Dico, allora, io capisco che uno quando è lanciato gli levi il coso sulla parte. Allora, gli dico, siamo disposti a valutarlo ora, non lo facciamo più, quindi stiamo calmi, non lo fanno, calmi, ragazzi. Ma riassunta, prova ragazzi, no, allora se ho detto siamo qui per valutare insieme, allora non la famo sta cosa, non la famo, se volete ragione per forza ve la do il padre. Allora, ho detto possiamo decidere insieme una cosa, se valutarlo a prescindere, ragazzi, se valutare una questione a prescindere, perché questo è, stiamo valutando una questione a prescindere, senza conoscere, se questo vogliamo fare, tutti esperti, ok, lo conosciamo, lo possiamo fare, a prescindere, di pancia, senza la testa, tutta la popolazione decide, però adesso calma, silenzio, calma, decidiamo e insieme ci assumiamo delle responsabilità, va bene? Ok. Calma. Le responsabilità che vanno dietro ad una scelta, quando uno sceglie ogni scelta ha dei pro e dei contro, ogni scelta ha dei pro e dei contro sostanziale. Allora, ho detto ho capito, ragazzi, vi incontravate in un bar, era a posto, non c'era bisogno di discutere niente, già c'avevate ragione. Allora, se siamo qui per discutere, lasciate discutere. A domanda rispondi, quali sono sti vantaggi? La domanda è, quali sono sti vantaggi? Oh. Allora, il primo vantaggio è quello che un'amministrazione risponde secondo le regole in cui vive, nel senso, se tu hai un'area industriale, una persona ha un terreno industriale su cui ci paga tasse per il terreno industriale, ha dei diritti che la norma gli riconosce, ti presenta un progetto a norma, tu non puoi non riceverlo, chiaro? Allora, questa è la prima questione. Se il progetto non prevede approvazione, perché la norma ad oggi non prevede che tu lo approvi o non approvi,
non puoi non approvarlo. Ci ritroviamo su sti concetti oppure... Allora, non puoi non approvarlo, noi non possiamo dirgli no ad oggi allo stato delle nostre leggi. Che ha... Mannaggia la morte, sta seduto, fammi finire. Ma non parla, se no non avanti si può fare. Te lo spiego, te lo spiego. Ma se no, è un'altra domanda, rispondo. Non vi prendo in giro, ragazzi, non vi prendo in giro, vi informate, tanto su internet c'è. Hai detto però che ha venuto questo imprenditore che ha detto c'ha questo progetto. Sì. Secondo te lo posso presentare o no? Esatto. Lui ha detto che sì. È un'altra domanda. Rispondo. La rispondo, oh, ragazzi, però ne fate una volta e le rispondono una volta. Se finisco quella prima, mi fate no, non posso. Okay. Non vale più quello che hai detto. No, vale, vale. Se ne fate finire, ve lo dico. Mannaggia la miseria. Allora, ho capito. Quanto meno, siete andati in quarto a Tirano, che sì, è una centrale di cui io ho sentito parlare su Teo in Ghero, ed è diversa da questa, perché lì c'è anche l'amministrazione comunale interessata, che serve ad alimentare tutto il paese. Sì. No? Sì, sì. Non sbaglio, credo, no, perché da Teo in Ghero occasionalmente mi è sembrato di capire questo. Invece di trovarci questa sera a fare questa assemblea, si poteva fare prima, dire c'è la possibilità di fare questo, siete d'accordo oppure no? No, okay. No, no, io rispondo, rispondo, dopo do la parola, parli dopo, dai, per cortesia, parli, dopo ti faccio parlare. Mi perdo il filo, fatemi finire, ho capito, allora, attacco pubblico, fatemi parlare ragazzi, allora rispondo. E allora non, se vuoi che non parlo non mi fate parlare ragazzi, allora dai, forza, dai, facciamo un passo in avanti, facciamo un passo in avanti, allora prima che senso passo in avanti? Passo in avanti sulla discussione, calma, cioè c'è un fucile puntato così, se sbaglio è una come le mie, boom. Allora dicevo, rispondo signori, rispondo a entrambi, allora dico, non c'è nel percorso normativo amministrativo il passo della approvazione per come siamo oggi. Era la prima domanda. Rispondo a Manci che dice perché gli altri comuni non lo hanno voluto questo progetto. Allora vi sfido ad andare sugli altri, gli altri comuni. Il progetto è stato ritirato dall'azienda, non è che è stato bocciato dall'amministrazione, perché non c'è un passo. Non c'è un passo in questo momento normativo in cui le amministrazioni entrano nell'approvazione semplificata. Ho detto c'è il passo su cui noi possiamo lavorare della questione urbanistica, ma non di quella dell'approvazione amministrativa. Ora rispondo all'altra domanda che non entra, che non c'entra niente con la procedura di approvazione, ma che entra sui rapporti che l'amministrazione ha con le persone, cioè l'imprenditore ti viene, vorrei insediare nel tuo territorio questa attività, che ne pensi? Vediamo il progetto, vediamo di che si tratta e poi la valuteremo, ma non è che ti ho detto sì, capisci? Non è che ho detto sì, perché non è che dico sì a prescindere o i no a prescindere, perché questo è quello che noi facciamo, non diciamo né sì a prescindere né no a prescindere. Quando ci ha detto questo, noi abbiamo detto tu presenta il progetto, noi studiamo di che si tratta e abbiamo fatto dei percorsi che sono sicuramente un viso limitato, perché io ho detto non sono un esperto di mio masso e quant'altro, sono andato su, vi dico quello che abbiamo fatto, siamo andati su un paese, Tirano, dove, vero, quello, vero, giusto, ma appunto non abbiamo nascosto nulla, ci abbiamo fatto anche l'articolo, ragazzi, fatto l'articolo, siamo andati su a vedere, a Tirano hanno 5 di queste macchine, una a fianco all'altra, una a fianco all'altra, attaccate, 5 megawatt, una, gestita dalla popolazione in parte, c'è un comitato, bla bla. Ok, allora, gestiva in un certo modo, ora ci arriviamo. Ci arriva, allora,
abbiamo la zona Manci Luzzietti. Allora, l'altro vantaggio è, naturalmente, ho detto, al di là dei vantaggi di cui sopra, è il vantaggio dell'insediamento di nuove aziende nelle nostre aree. Un altro Manci. Ok, drammatizziamo. Lo sapevo che era così, cosa? Allora, altra domanda? Prego. Dunque, secondo me la cosa grave, oltre al fatto della centrale, è che se non avessimo fatto questa assemblea, tutto sarebbe andato avanti. Questa è la cosa grave. Questa è la cosa grave. La cosa grave, e ne do atto al primo cittadino di questa cosa, è che lui non ci ha mai informato di questa cosa. Ne siamo venuti a conoscenza per vie traverse, e se non ci fossimo mossi per organizzare questo incontro, se non si fossero mossi, io non c'entro poco dentro, per organizzare questo incontro, la cosa sarebbe andata avanti e probabilmente la realizzazione sarebbe stata fatta senza nessun problema, perché ci sarebbe stata la conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi sicuramente avrebbe approvato il tutto e ci sarebbero state più poche possibilità per interferire in questo sistema. Quindi è questa la cosa grave. Il primo cittadino, secondo me, e come penso secondo altri, dovrebbe fare gli interessi dei cittadini che lo hanno votato, almeno di quelli che lo hanno votato. Qui non penso che ci siano tutti quelli che non lo hanno votato, anzi penso che ci sia la maggior parte di gente che lo ha votato e che forse è anche un po' delusa da questo comportamento. Questa è la mia opinione. Secondo me questa è anche una situazione dove il sindaco dovrebbe pensare seriamente a dare le proprie dimissioni. Secondo me, io penso questo, è un mio parere. Poi condividetelo oppure no, però ho il diritto di esprimere anche il mio parere. Calma, calma. Ho capito, la scrivo. Non sto ignorando niente, ragazzi. Diciamo, ci sono anche le telecamere, diciamo tutto quello che vogliamo dire, non siamo qui a nascondere nulla. Allora, signor, calma. Calma, fatemi rispondere. Allora, se volete, ho detto, è per scambiarci le cose, mi pare tutto, non rispondo, non gliela può rispondere. Allora, ho detto, su questo momento di crisi, sta super fabbrica che sarà, quanta gente impiegherà, quante persone lavoreranno su questa cosa, questo io voglio sapere, oltre ai danni che crea. Allora, la domanda era agganciata a quella dell'altro Luzzetti. Allora, rispondo, entriamo anche qui nel vivo delle questioni. Allora, che poi è anche l'altra cosa. Allora, perché, diciamo, cioè, chi ce lo fa fare a noi di Tastaratoi, no? Allora, esatto. E andiamo a stringere sulla cosa. Allora, vi dico il procedimento con cui noi abbiamo ragionato, al di là del fatto che il Pennivendolo ha pubblicato più di un articolo sulla questione a dimostrazione che non avevamo nulla da nascondere, se non anche da promuovere e da... cioè, pensa quanto ragioniamo storto noi, cioè noi questa cosa qui che ci ritroviamo in questa cosa oggi, noi l'abbiamo promossa, cioè non solo l'abbiamo, come dire, nascosta, l'abbiamo promossa, cioè, abbiamo fatto un articolo uscito sul Corriere dell'Umbria, ma sarà 5 mesi fa, non lo so, 5 mesi fa. Sto a rispondere. Se no che fai? Se no che devi fare?
te l'ho lanciato anche tu. Calma, sta calma, vai, rilassati. Allora, rispondo. Allora, questa, alla fine del processo, cioè per quanto lui mi sollecita, allora, seguo il ragionamento. Allora, poi alla fine, per non toglierti dalla curiosità, ti dirò anche il numero, quindi ci arriviamo. Quindi, però, se resisti la tua curiosità e segui il ragionamento. Poi, abbiamo qui da Londra, Oxford. Allora, dicevo, questo è il ragionamento che noi abbiamo fatto, non soltanto l'abbiamo nascosto, ma l'abbiamo anche promosso. Attraverso, appunto, meglio, sbagliando. Se questo giudizio alla fine, senza approfondimento, sarà tale, avremo appunto sbagliato, interpretando, così facendo, di fare cosa buona per il comune, che era quella appunto di valutare una cosa che vi ho detto, come l'abbiamo valutata, a cui abbiamo chiesto di appunto presentare un progetto, per appunto, era facilissimo dir di no, assumersi una responsabilità per dire si insedia nel nostro territorio un'azienda nelle cui intenzioni, che poi dopo bisogna vedere se si attuano, perché anche questo è un rischio che si corre, nelle cui intenzioni c'era quello di assumere 15-20 persone. Questo è quanto. Allora, calma, signori, calma. Oh. È questa la domanda. Ci siamo arrivati. Dopo un po' ci siamo arrivati. È questa la domanda. Signor, ragazzi, Manci, ha fatto una domanda giusta. La prossima volta portate un cecchino, famo prima, no? Allora, dicevo, la domanda è questa. Ci sarà una prossima volta? Perché? Perché o muoro io, muori tu, io spero di no. Allora, calma, lui ha fatto una domanda giusta, quanto è questo? Il passo verde. Hai fatto una domanda giusta. Allora, vabbè, sospendiamo, allora, sospendo. Allora, via, grazie dell'invito. Impegno preso. Altro? Allora, se vogliamo continuare a parlare, fatemi rispondere a questa domanda intelligente. Se vogliamo continuare a parlare, l'ho chiesto una richiesta? Garantito che è sospesa la conferenza dei servizi, sospesa. Manci, se hai la pazienza di ascoltare, ti ho detto non lo posso eliminare, non lo posso bruciare, non lo posso mangiare, è un progetto presentato. Allora ragazzi, ma dove viviamo? Ma che cosa diciamo? I progetti non si occultano, non si bruciano, bisogna valutarli e respingerli nelle forme giuste. Ho detto c'è una forma amministrativa che non ci compete, c'è una forma politica su cui possiamo lavorare. È questo il ragionamento che vogliamo. Ma l'altra questione è quella che lui dice: quanto ci inquina per quanto ci porta? È questo il punto della questione. Ragazzi, è questo il punto della questione. È questo. Allora, io vi invito a questo. E sulla base di questo, se riflettiamo su questo, ci porta un valore aggiunto su cui noi ne trarremo vantaggio anche per le altre decisioni che faremo. Ragazzi, fammi finire, quanto ci inquina per quanto ci porta? E questo è il bilancio che dobbiamo guardare, quanto ci inquina per quanto ci porta, perché tutto inquina, tutte le industrie inquinano, tutte le industrie portano. Dobbiamo vedere questo rapporto, è questo che noi dobbiamo capire. In assoluto, se ragioniamo una cosa inquina e non la voglio, bisogna mandando a questa amministrazione di rivalutare tutta l'area industriale, cioè via tutti dall'area industriale, tutti stanno inquinando. Ragazzi, è questo il ragionamento. Ma
Allora, come Luca. Ma tu sei fuori fase! Allora. Non hai fatto il passo, sei preparato, non ti alzanato, la tua cosa. Allora, era un concetto questo. No, eccoci. Non è preparato, non è preparato. Siete voi, perché io tutti mi aspettavo, meno che da un'amministrazione. No, che ti conti! Un'affermazione così! Allora, non lo accetto! Io non lo so, l'ignorante non lo sono dato per me. Non lo accetto! Non te lo dai! C'è una persona che dice, sì, ma spazio c'è cortina, c'è tutta internet che parla qua! Capito. Abbiamo capito. E non puoi permetterti di ricattare le aziende serie che lavorano, non ricatto nessuno. E tutti guidano con questo mostro! Nel modo giusto, okay? Tutti esprimiamo la io nostra... Io so che qui vogliono fare 20 megawatt! Bravo! Tu lo sai? Bravo! Sì, perché vogliono fare altro! Allora, le elezioni sono brevi, basta candidarsi e le liste. Allora, le, dei 20 megawatt non sono a conoscenza, non sono a conoscenza dei 20 megawatt, non sono a conoscenza dei 20 megawatt, rispondo all'ingegner Morelli che nel Livore comunque ha fatto una domanda. Non sto allora sto facendo un ragionamento che vi invito a fare tutti, però se ragioniamo col buonsenso, ho detto arriviamo a fare delle riflessioni e a prendere delle decisioni, se invece ci facciamo prendere dalla pancia e non dalla testa non si può. Non sto dando niente, sto cercando di fare un ragionamento. Se vuoi lascio il microfono qua. Dicevo, quello che dice Alessandro è giusto. Vabbè, ok, a posto, finito, a posto. Vantaggio economico che facevi, no? Il vantaggio economico è una cosa inesistente perché ci sarà svalutazione dei terreni, delle case, delle proprietà. Chi viene a comprare casa affossato? Chi compra un terreno quando c'è una centrale simile? Qual è il vantaggio economico? Quale? Mascherato da cosa? Da un'azienda che produce inquinamento e basta. Perché affossato, se oggi un terreno vale 50.000 euro, domani ne vale 25 quando c'è questa centrale. Hai capito? Forse, allora, veramente, io ho fatica a capire. Io so che uno si era preparato. Ho detto... Non lo fanno, calma, sta calmo. Ho detto, non è deciso di farlo. Ah, ragazzi, ma c'è la... Cioè, allora, veramente però, io ho detto, io però non prendo ordini, capite? Purtroppo non prendo ordini. Nessuno può minacciarmi, né pubblicamente né privatamente. Non prendo ordini. O facciamo un ragionamento e arriviamo a fare delle decisioni di un certo modo, oppure... Si prendono altre decisioni, ma non accetto minacce da nessuno in nessun modo. Allora, dicevo, il ragionamento che io vi voglio importare a fare è questo, su cui serve anche e servirà ai futuri amministratori, non il sottoscritto, ma ai futuri amministratori che sono qui già, io già li vedo quali sono, gli servirà capire questa cosa, è importante, vi dico, nella nostra... area industriale dobbiamo fare una valutazione, allora, messo da parte questo, va bene? Se questa è la volontà, poi però la valutiamo insieme e magari facciamo un percorso che è quello che non è quello delle masse ma è quello degli iter giusti per valutare le questioni. Ti do subito la parola. I futuri amministratori si troveranno nella stessa situazione, è questo che vi dico. Allora, ma Santa Maria, o si decide di fare un percorso inverso rispetto a quello che si è fatto oggi, di ampliamento dell'area industriale, bensì di riduzione dell'area industriale, capito? Se questo è, uno deve andare duro nell'area industriale, perché nell'area industriale si inserisce... Ah, via, sì, aspetta, io...
non la capisco però allora io non la capisco sta teoria, noi abbiamo i capannoni vuoti, no, nella zona industriale e andiamo a pigliare la zona industriale, cioè ma questa è una mossa killer, voglio dire, non c'ha un senso, no, voglio dire. Perché tu mi sembra che in passato proprio te hai detto queste cose, che la zona industriale in passato era abbastanza completa da questo punto di vista, che anzi mancava lavoro rispetto ai capannoni che c'eravamo vuoti nel comune di Fossato. Mi sembra che una cosa. Allora, Alessandro ha fatto un'altra riflessione interessante, giusta, ho detto che è quello che può essere utile a questa assemblea, cioè le aree industriali sono, come dire, adesso da ampliare o da ridurre? Cioè lui ha fatto da levarle tutte, ok, allora adesso presi dall'enfasi da levarle tutte, fino a due mesi fa chiudeva la Faber da ampliarle tutte, allora facciamo, siamo coerenti con le nostre riflessioni, quando è stato approvato il percorso di partecipazione del piano regolatore c'era una saturazione al 70% più o meno delle aree industriali, il motivo per cui ci hanno concesso l'ampliamento, quindi significa che c'era una necessità di ampliamento all'epoca, ragazzi, 2004, ragazzi, percorso, cioè, i tempi 2004-2007, questa era un po' la situazione. Allora, gli ampliamenti delle aree industriali di per sé portano, allora su questo che vi dico, se vogliamo ritornare indietro dobbiamo fare quel tipo di percorso, perché da un punto di vista autorizzativo le amministrazioni hanno le mani legate per gli iter come sono oggi, o si lavora per cambiare gli iter autorizzativi, allora, a quel punto il sindaco diventa il re e decide di sua sponte questo sì, questo no, il sindaco non è il re, ma gestisce un sistema di norme attraverso le quali gli imprenditori che pur avendo un diritto presentano legittima domanda e noi legittimamente dobbiamo rispondere. La politica è fallita, condivido, non l'ho capito, lo voglio, l'ho capito. Ora, ci sono altre domande? Sì. Vabbè, eccoci qua. Angi, secondo me qui non stiamo qua per fare un lancio di pietre al sindaco, giusto? Siamo qui per fare un'assemblea, siamo qui per parlare delle cose, giusto? Abbiamo detto che appunto ci sarà chi l'ha votato, chi non l'ha votato, io l'ho votato e comunque non dirò delle cose belle neanche io adesso, purtroppo. Ora, io dico una cosa, attenzione, non fa niente chi ha votato, non fa niente chi l'ha votato o chi non l'ha votato, io l'ho votato, ho detto, e forse dirò delle cose che al sindaco non piaceranno, in quanto quando noi abbiamo, e però non vorrei che quando io dico una cosa che magari vi fa comodo, non serve a niente. Allora io dicevo che quando noi abbiamo votato il sindaco e l'abbiamo fatto anche i comitati di frazione, cavoli, stasera a Colbassano c'è la Santa Cecilia che canta, lo sapevamo da due mesi, di questa cosa non sapevamo niente, questa cosa ci fa male, sindaco, mi dispiace, no, non voglio applausi, io non sono qui per prendere applausi e neanche vorrei che qualcuno gridasse eccetera eccetera. Aspetta, allora dicevo per quanto riguarda una cosa così importante sarebbe stato opportuno che ce lo avessero avvisato un pochino prima, perché se è vero che appunto lunedì c'è una fase importante e noi non sapevamo niente, non so se c'è stato sul giornale, io non l'ho letta questa cosa, però sarebbe stato opportuno portare a conoscenza dei comitati di frazione questa cosa. Per quanto riguarda la storia della diossina, sicuramente un bruciatore fa diossina, ingegnere, e questo sì, ingegnere, qui no, niente applausi, ma lo so io che sono un ignorante, che è un ingegnere, lo deve sapere, lo sanno tutti, anche se noi bruciamo la legna creiamo gli uffici di diossina, se noi bruciamo l'erba
creiamo giustina, se noi bruciamo la legna nella stufa creiamo giustina. Questo non lo dico, no, non lo dico io, lo dice la scienza, io non sono scienziato, però questa cosa la so perché mi informo. Lei Pio Bono lo dovrebbe sapere per professione, ma questa è un'altra. No, niente applausi, io non sono qui per prendere applausi che non servono a niente. Stiamo creando se no una cosa neanche troppo civile, no? Parliamo educatamente di quello che dobbiamo dire, lo diciamo senza peli sulla lingua, no? E se non siamo contenti di una cosa la diciamo. Secondo me questa cosa qui non va bene. Abbiamo lottato per avere il parco, per avere l'aria pulita, per avere una vita diversa, più buona, più sana, e tanti non lo volevano il parco, tanti qua che ci sono sicuramente non volevano il parco. Io ero uno di quelli che voleva il parco, e siccome volevo il parco io sono qui per dire anche che vorrei l'aria pulita per i miei nipoti, perché io non ho più il tempo a... non faccio più il tempo a respirare quella diossina là, o per pochi anni la potrò fare, però per i miei nipoti vorrei l'aria pulita, vorrei il vento di Fossato di Vico, come quando 50 anni fa sono venuto qua perché mi ero fidanzato con una ragazza del luogo e c'era un vento eccezionale, pulito, c'era l'acqua pulita nei fossi e tutto questo inquinamento. Sicuramente quello che vogliamo fare, che vorrebbero fare qua, sicuramente non porterà un'aria pulita. Io ho finito. No, scusate, qui sul comune di Fossato non è che abbiamo solo il sindaco con la maggioranza, a Fossato dovrebbe esistere anche una minoranza. No, perché bisogna fare le cose onestamente. E noi volevamo, siccome è stata invitata la minoranza, volevamo sentire la minoranza che ne pensava che sta facendo le cose. È importante che se c'è qualcuno della minoranza si faccia avanti. Anche perché la minoranza penso era a conoscenza di questa situazione. Allora come mai quindi, non sono venuti stasera? Hanno fatto la combutta? La combutta maggioranza minoranza? Non è decisione, ma scusate, volevo dire solo una cosa poi basta. Mi sembra che in democrazia le cose vadano prese un pochettino insieme, no? Quindi c'è i nostri rappresentanti andranno in consiglio comunale, il sindaco si è impegnato questa sera, diciamo, nel portare le esigenze di questa assemblea, che non credo sia solamente qua ma ci siano molte persone in giro a casa che sentono il problema, e vedremo quello che esce fuori, perché secondo me da quello che ha detto dovrebbe interrompere questo procedimento, no? E garantire la salute dei cittadini, mi sembra. Il consiglio comunale può essere anche indetto in maniera aperta, quindi si può anche fare un consiglio comunale aperto e non soltanto fatto dai consiglieri ma anche da altre persone, quelli che vogliono partecipare. Questa sarebbe la soluzione migliore secondo me, in molte parti si fa in queste situazioni, quindi sarei lieto di avere la notizia che viene fatto un consiglio comunale aperto. Grazie. Allora, innanzitutto volevo rispondere a Maggi, la minoranza c'è e non è che sta a guardare magari le stelle, no, primo. Secondo, non c'è nessun complotto, non c'è niente di particolare, c'è solo secondo me una decisione che viene condivisa con tutti, che sicuramente non andrà fatta al 100% sta cosa, però c'è un iter da seguire a livello di burocrazia. Noi abbiamo una zona, dico una cosa, abbiamo una zona industriale, un imprenditore presenta un progetto, dopodiché a fronte dell'analisi il comune dice questo non si fa per X motivi, perché c'è l'USL che fa una valutazione,
e chi di competenza fa a me finire, fa la votazione e il progetto viene naturalmente. Io vengo da una riunione da poco, a Costano pure, 12 giugno, lo vogliono fare, hanno fatto anche a Costano che sta facendo lavoro io. Però non è che la minoranza, chissà che sta a fare, la minoranza non è che si fa perché magari deve andare a fare sul giornale gli articoli. La minoranza cerca di vedere quello che sta problema e condividere con la popolazione come viene fatto stasera. Non è che sta a fare i complotti, perché la minoranza sta a fare tanto e fa molto per tanta gente del Fossato, la minoranza, insieme anche con la maggioranza sta a fare tanto per il comune Fossato, molto sta a fare, però no, io sono passato insieme, sono messo per conto mio, perché capisci, io dico quello che penso, non c'ho bisogno, a me non mi servono né avvocati né niente, quindi capito, mi sono messo per conto mio in minoranza, però cioè, voglio dire, no, c'è l'iter da seguire, buoni, pochi ma buoni mangi, qual è il problema, quanti ce ne veni, tanto se ci veni. Allora, fammi finire, ho detto una cosa che volevo dire, è solo questa. Allora, noi siamo una zona industriale, ripeto, c'è un'azienda che presenta un piano industriale, dopodiché è lecito, penso, farlo, basta, l'hanno fatto, verranno fatte l'operazione dell'organo di competenza e verrà data una risposta. Ma è lecito, sicuramente, anche i cittadini però, sicuramente cosa, no? Questo discorso verrà fatto e verrà scattata questa cosa, non vedo, ecco, tutta, è questo, non è che dopo che deve fare la minoranza, che non so che bisogna fare, cioè uno gli deve dare una risposta, se te mangi vuoi fare un'azienda, ne presenti un progetto sui capannoni, noi ti dico, la maggioranza ti dice, allora non lo puoi fare, tu mi presenti un progetto, non lo puoi fare per n motivi, ma te lo dico, non devo. Sì, però ascolta, vabbè, però vabbè, ascolta, vabbè, ascolta, però in generale, però tu puoi fare anche una fabbrica che inquina uguale, qual è il problema? Che da un camino butti fuori, sai quello che butti fuori, che cambia? Ah, io ti dico, se te presenti un progetto, noi, il comune ti dice, non lo puoi fare per questo motivo, o lo puoi fare, basta, qual è il problema? Io parlo, io, cioè a me, cioè se volevo. Mangi, io non parlo con nessuno perché tutti quanti, no? Siamo tutti bravi adesso a punta al dito, chi ha votato, chi non ha votato, adesso tutti fenomeni, è come quando gioca l'Italia, il giorno dopo che ha perso, io ce l'avrei fatto giocare, siamo tutti fenomeni, no? Fino adesso tutti quanti dei politici non frega un cazzo a nessuno, adesso invece tutti quanti a punta, chissà, non ho capito, sì, dimmi, sì. Allora, ascolta, quello che noi sapevo, cioè non è che uno. Allora. Noi siamo tutti informati, ma non è un problema, siamo tutti informati, solamente qui tocca dare risposte, come io dico solamente, c'è un iter da seguire, se dimostrate qual è il problema? Qual è il problema? Se te firma un carabiniere, no? E te fa la multa, te la puoi contestare, però intanto. Vedi, no? Non è che tu. È solo questo, non è che la minoranza ha fatto. Mangi la mano. Capito? Qual è il problema? Ma fammi. Qual è il problema? Ma qual è il problema? Qual è il problema? Non capito qual è il problema? Non ho capito qual è il problema. Guarda, non c'è minoranza, non c'è democrazia, non c'è maggioranza, non c'è. Oh, ma Giuseppe, tu ne sei con la maggioranza sono, non c'è democrazia. Giusto. Questi mangi sono un punto di vista tuo, logicamente che lo è, ma non è un problema. No, prego. No, allora, buonasera a tutti. Intanto, allora, ho preso che questa riunione l'ha convocata il comitato di trazione dell'osteria. Presidente? Presidente, ma tutto in senso. Tu sei il presidente? Allora il posto tuo è qui, scusa, eh. Cioè, no, scusate, per favore. Allora, scusate. Allora, io apprezzo il calore che c'è stasera, è ovvio che ci sia una certa, no, è bello, una bella che si scalda, mangi giustamente, che ci ricordiamo dei tempi, però ci vuole anche una certa correttezza, no? Cioè giustamente scaldiamoci perché è bello ogni tanto, però rispettiamo anche i turni di parola e giustamente il presidente che ha il merito, che è stato rivendicato di aver convocato questa riunione importante, perché insieme agli altri, vabbè, scusa, allora intanto bisognerebbe imparare a non interrompere, ecco. Ma poi, scusate, il presidente appunto c'ha il merito in
quanto rappresenta un organismo, no? Quindi, allora, detto questo, che comunque è importante perché il metodo è sempre importante, io rispetto a questa cosa delle biomasse francamente non ho un'opinione, ve lo dico subito, non sono né a favore né contraria, una delle poche qua, penso. Bene, intanto uno si deve anche stupire. Però credo che ci sia, nel senso che, allora, l'articolo sul tutto famiglia l'avevo visto, quindi dice l'amministrazione non ha informato, su quante cose non siamo informati, io per prima, io questo qui, ma poi su tante cose noi sappiamo, no? Adesso giustamente il comitato di frazione ha riportato l'attenzione su una cosa importante, e questo è importante perché appunto promuove un confronto. Allora io direi che questo sarebbe un metodo appunto da continuare, cioè sarebbe bello che i vari comitati di frazione e l'osteria, che è il comitato più importante perché l'osteria è la frazione più importante, continui su questo, cioè la partecipazione dei cittadini. Guarda, dice i consigli comunali aperti, quanti ne sono stati fatti? C'è stato un momento in cui se facevano, io per prima non ci andavo, ve lo dico subito, nel senso alcuni sì, alcuni sono andati, alcuni no, perché tutti noi magari la sera alle 9 o alle 9 e mezza quando uno è stanco tante volte non c'ha voglia, ecco. Allora io dico questo, questa discussione mi sembra estremamente importante, io condivido molto anche quello che diceva Giuseppina Conti, cioè la cosa bella, no, in questo esempio che ci è stato citato, perché ripeto, io ho letto l'articolo biomasse e non mi sono interessata particolarmente, però le biomasse fanno parte dell'energia rinnovabile, cioè non è vero, silenzio, non è vero, tutto ciò che produce fumi inquinanti. Allora posso finire e poi parli tu, no? Ma non è vero! Scusa, se tu tagli un albero e poi lo ripianti, quello non cresce, né energia rinnovabile. Non è vero! Cioè, ci sono. Siamo la definizione, non è vero! Silenzio! Allora, io c'avevo questa idea sbagliata, va bene? Io c'avevo questa idea sbagliata che fosse energia rinnovabile, va bene? C'avevo questa idea un po' bislacca. Allora è vero che queste energie rinnovabili, dalle biomasse all'eolico a tutta una serie di altre cose, c'è una differenza, però anche l'eolico, dove c'è una bella differenza, c'ha delle, vabbè, ci sono delle persone che sono contrarie, no? Ci sono, molto meno, va bene, c'hanno i loro motivi. Allora, giustamente, io condivido quello che diceva Giuseppina, perché quando si fanno queste cose, quello che è importante è mostrare il ritorno, come si diceva prima, cioè il calcolo dei vantaggi e degli svantaggi, che però i ritorni vengono capiti quando sono condivisi, cioè in effetti quello che bisognerebbe fare in queste cose, questa è la mia opinione personale, io la condivido molto, e quindi su questo ero molto d'accordo, cioè l'esempio che è stato visto dai nostri amministratori probabilmente è stato costruito nel tempo insieme alla popolazione, e su questo bisognerebbe pensarci, perché ripeto, noi sapete, non c'è bisogno, no? Tutti i giorni ci fanno una testa così, e è vero, tutti i giorni le fabbriche chiudono, siamo in una crisi grossa, produrre energia con le nostre fonti rinnovabili significa alzare il PIL. Alzare il PIL significa abbassare il debito, perché naturalmente sono due cose connesse, quindi i benefici ci sarebbero. Allora, detto questo, comunque posso, benissimo, certo, se è inquinante non va fatta, io l'ho detto prima che la cosa va analizzata, cioè allora, poi qualcuno ha detto giustamente, sciarra, qui tutta la vecchia guardia, io voglio l'aria pulita, chi è che non la vuole? Allora, le macchine che passano tutti i giorni qui per strada. Ma la prendiamo. Allora, scusate, ho già detto. Non ce l'hai la biomassa. Voglio dire, penso che tutti noi vogliamo l'aria pulita, però adesso. Ripeto, io non è che sono favorevole a questa centrale, anzi, giustamente, se non... No, dico, non è che sono favorevole a priori, non è che sono favorevole in assoluto, però voglio dire, il problema dell'aria pulita, poniamocelo sempre, cioè, non è che ce lo poniamo solo... Della... questo è interessante. Comunque, questo è giusto, cioè
dicevo, comunque l'iniziativa del comitato di sezione è assolutamente lodevole. Poi io vedo parecchi giovani che si interessano, ecco, questo è positivo. Mi auguro che oltre a questo argomento anche altri argomenti vengano affrontati. Grazie. Alessandro, solo una cosa volevo dire: se siamo parecchio attenti all'ambiente, alle macchine che passano, io sono un pochettino più preoccupato dai camion e dagli autotreni, soprattutto viste le tonnellate di materiale che vengono trasportate, come c'è scritto nel progetto, io me l'ho letto. Non solo quello, ma inoltre c'è scritto la filiera corta, tra virgolette corta, 80 km, va bene? Quindi viene preso il materiale nel raggio di 80 km, come dichiarato. Dove? Dove la trovo? Non la trovo sta legna a 80 km. Dove? Sempre informandoci abbiamo anche scoperto che esistono delle leggi che permettono alle centrali che bruciano biomasse di utilizzare materiale proveniente da qualsiasi parte del mondo nel momento in cui non abbiano la disponibilità locale. Ci sono centrali che bruciano olio proveniente dall'India. C'è più spreco di energia nel trasporto di quest'olio dall'India all'Italia rispetto all'energia che viene prodotta. Quindi l'energia prodotta è minore di quella che viene sprecata nel trasporto di quest'olio. Detto questo, io vorrei, se c'è la disponibilità, che ci sono alcune persone di Valfabbrica che hanno vissuto già questa esperienza, di dire un loro parere, di dare la loro opinione. Se qualcuno vuol venire, io sarei contento, ecco. Buonasera, io mi chiamo Valeria Passeri, ho seguito la questione di Valfabbrica che era simile a questa dal punto di vista legale. Noi siamo riusciti ad imporre, diciamo, le nostre ragioni come cittadinanza contraria a questa tipologia di insediamenti produttivi, e lì devo dire che l'amministrazione in un certo senso ha avuto il merito di venirci incontro, in quanto ha preso atto della volontà popolare. Questo credo che sia una cosa meritevole e che va apprezzata, nel senso che è stato convocato il Consiglio Comunale e è stata adottata una delibera all'unanimità dove l'amministrazione comunale si è impegnata a sospendere questi insediamenti produttivi, ovvero perlomeno a non portare avanti una certa tipologia di imprese, in quanto credo che nel momento in cui la maggior parte della cittadinanza, come stasera, manifesta la sua contrarietà, sia bene che anche un amministratore ne prenda atto e che quindi, secondo me, il consiglio che io poi, ecco, così da profana, direi che se è possibile di sospendere questo procedimento amministrativo, comunque di posticipare questa conferenza di servizi laddove è possibile, per dare anche a questi cittadini che dimostrano una volontà contraria di valutare la tipologia del progetto, l'impatto ambientale che crea e soprattutto, ecco, l'esistenza anche di eventuali vincoli ambientali, insomma, di dare alla cittadinanza che l'amministrazione rappresenta il diritto di difesa laddove è possibile, perché noi sappiamo che si tratta, insomma, di imprese che creano comunque un certo impatto o comunque anche aprono anche problematiche alla salute. E quindi io, secondo me, l'amministrazione dal punto di vista legale ne dovrebbe prendere atto di questa volontà contraria e, se possibile, di di posticipare la conferenza di servizi. No, qua la propria. Ecco. Di questo poi di annullarla. Allora, diciate che non la volete. E poi e nel frattempo deciderete se fare referendum, costituire il comitato e prendere tutte le ragioni. A nome di quelli che poi ci siamo un attimino attivati, che se comunque da questa sera
non usciamo con una, da questa riunione con una situazione quantomeno di sospendere la conferenza dei servizi, noi attiveremo automaticamente tutta una serie di proteste, di iniziative, costituiremo un comitato, quindi ci attiveremo da subito, raccoglieremo firme, perché comunque riteniamo, questo è un diritto di noi cittadini, poter partecipare almeno in questioni così importanti, diciamo così, in decisioni, diciamo. Secondo me la cittadinanza deve avere il tempo necessario per organizzarsi, quindi se possibile di sospendere, posticipare questa conferenza di servizi, visto che fino a stasera, da quello che ho capito, nessuno ne sapeva nulla. Un'altra cosa importante, noi come detto prima abbiamo richiesto la documentazione del progetto perché comunque ritenevamo opportuno informare la popolazione. Analizzando poi il progetto in sé per sé, i dubbi sono ancora di più aumentati. Sono aumentati per un semplice motivo, perché l'azienda proponente, diciamo così, è un'azienda di costituzione molto giovane. È un'azienda che è nata nel 2010, metà anno del 2010, è una SRL con capitale versato da 25.000 euro, amministratore unico una ragazza di 29 anni che fa l'educatrice, ok? E quindi addirittura sulla visura camerale ci è indicato che questa azienda non aveva attività in corso. Allora, noi chiediamo... Questa azienda, innanzitutto, su che base è stato accettato un progetto, dato che facendo un'analisi superficiale non penso abbia le credenziali, diciamo così, per essere portata a sviluppare un progetto così importante. Chi c'è dietro? Allora. Allora, partiamo dall'ultima domanda. Se, veramente io adesso mi stupisco delle tante cose, però quello che ha detto la ragazza lì, che è un avvocato, e gli avete fatto gli applausi, è la prima cosa che ho detto. Ragazzi, se c'è, la posticipiamo. Prima che... Questo non mi sembra un modo democratico di affrontare le cose. E chi è, signori, chi c'è senso critico e sta guardando questa cosa con senso critico giusto, capisce quello che sto dicendo. Allora io l'ho premesso all'inizio. Ho premesso all'inizio che c'era tutta la volontà anche di fare tutto quello che è il nostro potere, però a una condizione, però purtroppo questa condizione io la impongo, perché voi a me non me la imponete, cioè voi mi imponete una cosa a prescindere da una riflessione. Allora, io vi chiedo, facciamo insieme una riflessione, se insieme maturiamo la stessa cosa, prendiamo una decisione insieme condivisa, che è tutta sul piatto da decidere. Una questione imposta per forza con questo tipo di organizzazione, che chi ne sa un po' di politica sa di quello che sto parlando, a cui io non mi sono sottratto, pur sapendo a quello che andavo incontro, non mi sono sottratto, perché la mia volontà è quella di spiegare. E la prima cosa che ho detto è quella, Presidente, è quella, il tuo ruolo di Presidente lo hai bucato totalmente stasera, è quella, Presidente, è quella di... appunto dare modo di spiegare. La prima premessa è stata quella. Dare modo di spiegare, ma anche di ascoltare quello che dicono i cittadini. Assolutamente, sono 2 ore che sto ascoltando e rispondendo nella maniera più educata possibile, nonostante le provocazioni, nonostante le ingiurie, nonostante gli attacchi, nonostante tutto, sto cercando di spiegare in maniera calma,
tranquilla e pacata di una questione su cui c'è la massima disponibilità a fare passi avanti, passi indietro, passi traverso, passi saltati, tripli, proprio per riflettere. Però questi attacchi in questo modo non sono democratici, capite? Che non è questo non è questo che io rappresenterò, capito? Non è la vostra pressione in questo modo a cui io darò un seguito, ma al desiderio della gente di capire alla fine di un percorso di riflessione, di decidere anche di, appunto, fare quella scelta che ha detto la ragazza. Allora, sul consiglio comunale aperto, concesso, non c'è nessun problema, assolutamente, ma benvengono. È stata l'iniziativa che abbiamo preso dall'inizio di questa nuova legislatura di fare consigli comunali aperti a cui non si presenta mai nessuno. I comitati di frazione sono stati chiusi perché nessuno partecipava. Il percorso del piano regolatore, sul percorso del piano regolatore ci abbiamo fatto 20 o 25 incontri pubblici a cui hanno partecipato solo 3-4 persone, di cui si discuteva che non era interessato. Il piano regolatore è la conseguenza pratica di quello che sta succedendo oggi, perché se tu hai un'area industriale, nell'area industriale ti vengono le domande degli imprenditori per insediare un'area industriale. E questa partecipazione, ora ho detto, per tornare indietro da questo percorso bisogna fare delle scelte politiche che la ragazza prima accennava, e cioè in un consiglio comunale, quello, tipo quello di Valfabbrica, si possa, ragazza, Maria Democratica, allora dicevamo, in un consiglio comunale convocato si possono deliberare, consiglio comunale aperto, presidente, invito al presidente, nel suo ruolo è quello del rispetto presidente, la invito, grazie. Allora, la scelta, quella è una scelta politica, quella del consiglio comunale, di non fare insediare un certo tipo di aziende, è una scelta politica. Ora, questa scelta politica detta così va appunto fatta nel modo giusto, perché non è che politicamente si può andare per competenza sopra il legislatore, si può assumere, io la posso assumere anch'io, il giorno dopo, se è nel diritto di quella persona fare quella cosa, fa subito ricorso alla mia delibera se è illegittima rispetto alle competenze di chi ha competenza a legiferare. Cioè, mi spiego, se il legislatore legifera in un certo campo, non è detto che l'amministratore locale possa cambiare quello che il legislatore nazionale ha deciso. In alcuni casi sì, in alcuni in altri. Lo assume e si corre il rischio politico di un ricorso e quant'altro. Rientra nel... Però ho detto, queste assunzioni di delibere hanno effetto non tanto nella forma corretta della norma, quanto del fatto che l'imprenditore prende atto che su quel territorio c'è una volontà politica avversa e non corre il rischio di investire denari che poi non avranno un seguito. È questo l'effetto. Ma su questo, ho detto, noi siamo anche disponibili a fare un percorso dopo che abbiamo riflettuto e non dopo l'attacco della folla. Perché eccolo, e voilà. Questo, cioè, non darò seguito a questo. Questo darò seguito a dei ragionamenti di valutazione, no? Di valutazione, di in sede appunto istituzionale, ci mettiamo a sedere, andiamo a vedere, ragioniamo, dopodiché tutti quanti abbiamo raggiunto un livello di consapevolezza tale di quello che stiamo parlando, perché ad oggi ancora non c'è, perché se parliamo di 20 megawatt non abbiamo capito di cosa stiamo parlando, ingegnere, non abbiamo, questo è un megawatt, calmo, dopo ti lascio la parola, te la lascio, ho detto, questo è un megawatt, dice, da un megawatt si può passare a 100? Non lo so, ci sarà un percorso da fare attraverso diverse altre valutazioni e diverse altre riflessioni. Ho capito, benissimo, quando il partito non si ferma più, principio vale, non è vero, non è assolutamente vero. Però ho detto su questo vi invito, ma non solo su queste questioni, su tutte le questioni, a non prendere decisioni di impulso o di pancia, soprattutto, detto, quando per premessa vi viene data la disponibilità di, perché non riflettere, ho paura di, ho detto, se alla fine c'è una volontà tale, ve l'ho detto all'inizio, tale che manifestata dopo un percorso però in cui abbiamo tutti riflettuto insieme, che può essere di varie,
decidiamo di non farlo, lo decidiamo, perché non c'è nessuna volontà di... a tempo, com'è? A tempo, ogni... Allora, sulle... Benissimo. Sulle dimissioni, sono sul tavolo anche quelle, capisci? Sono sul tavolo... Ragazzi... Ah, ho capito, benissimo, ognuno ha la sua vita, il suo percorso. Allora, sono sul tavolo, tutto è in discussione, tutto è in discussione in maniera democratica. Agli attacchi del tifo da stadio non do seguito, alle giuste rimostranze democratiche gli darò seguito, sia sul fronte, e qui la dico tutta, sia sul fronte di questo progetto, sia sul fronte delle dimissioni. Se le dimissioni mi arrivano dalle richieste da stadio non gli do seguito, se le dimissioni mi arrivano dalla mia maggioranza, dal mio elettorato, no? Dal mio elettorato che mi manifesta non dai quattro clac da stadio, ma dal mio elettorato che mi manifesta la volontà che non lo rappresento su, io il giorno dopo rimetto le dimissioni. Questo ve lo dico subito, non dal tifo da stadio. Ora, eccolo, era passato il tempo giusto? Ok, ok, ok. Allora, su questa cosa io sono più di così cosa, cioè tutto sul tavolo, nel modo giusto. Le pressioni, le minacce o queste cose qui non le temo. Le giuste, se il mio elettorato, che poi è tutta la comunità, dice sindaco va a casa, basta, sindaco va a casa. Come l'amministrazione l'ha sempre poste sul tavolo le proprie dimissioni, sempre. E vi dico l'ultima, e poi vado a casa perché mi dà che sono stanco, ma quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, faremo un'altra riunione. Faremo un'altra riunione e diremo tutto quello che dobbiamo fare. In piena coscienza e in assoluta trasparenza vi dico che questa scelta, allora, quando il sindaco di Vaffardi, che attraversava quel momento, era in viaggio con me e stavamo facendo un'altra strada, e ho visto quello a cui lui stava andando avanti. Ma insieme abbiamo detto, noi in coscienza nostra, che potevamo evitarci tutte queste cose dicendo un semplice no, ma dicevo allora va via, lo caccio via, si fanno, perché, allora, perché tutti questi sindaci si pigliano ste grane? Me l'ho detto io, infatti, me lo sono detto io, ho capito, me lo sono detto io, perché in cuor mio non me la sono sentita di togliermi una rogna e lasciar perdere una possibilità senza valutarla. Ma non è che io ho detto sì la voglio, sì la valuto, che è diverso, è tutta un'altra cosa, sì la valuto. E ancora, questo processo di valutazione non è finito, perché chi... Ale, ho capito, gli altri vogliono ascoltare, per piacere, democrazia, vogliono ascoltare. Presidente, ho finito l'intervento, Presidente, gli lascio la parola, finisco e gli lascio la parola, Presidente, finisco e gli lascio la parola, capisco che è difficile, ma facciamo disciplina. Allora, ho finito, questo è quello che vi dico, quindi è stato fatto per questo solo ed esclusivo motivo, al fine del quale ho detto, fine di questo processo, siamo assolutamente disponibili a prendere qualsiasi tipo, Presidente, di decisione. Finito? Buonanotte. Data la situazione per come andrà a finire la riunione, noi comunque ci attiveremo, diciamo così, come comitato permanente nei confronti, diciamo così, dei diritti del popolo fossatano, diciamo, come tutela alla salute, all'ambiente, tutto un certo tipo di... E
andremo avanti nella raccolta delle firme, quindi procederemo in maniera incessante fino a che non avremo la riconoscenza dei nostri diritti. Quindi invito la popolazione a rimanere attiva, interessata a questo argomento, perché faremo anche ulteriori incontri al fine di informare ancora meglio, tramite magari questa sera non c'è stata l'opportunità perché l'abbiamo organizzata in 2 giorni, 3 giorni, tramite persone più informate, quindi specialisti, che possono dare ancora di più, diciamo così, un significato alla riunione di questa sera. Ma la riunione di questa sera non si sa, dato che il sindaco è partito, c'è la giunta e non ha risposto alla domanda, chiedevo che questa conferenza di servizi sia posticipata, dato che lui dice che risponde ma non ha risposto a niente stasera, capito? Ha parlato 2 ore di fila in politichese ma non ha risposto a nessuna domanda, tanto una. Allora, dato che il sindaco è partito e ci è rimasta la giunta, chiediamo che questa conferenza sia posticipata. Le ha riportate? Sì, ha parlato e non di niente, ci sono anch'io. Che 2 ore ha parlato e non ha detto niente. Il bello che